C'era una volta un re che aveva tre figli, due intelligenti e accorti, e un terzo, più taciturno e di poche parole, che veniva chiamato il Grullo, il più giovane dei tre fratelli. Per decidere a quale figlio lasciare il regno, il re li sottoposte ad una prova: portare il tappeto più sottile. Per superarla, ognuno di loro doveva seguire il volo di tre piume, che il re fece volare in aria soffiando. Una prima piuma andò verso oriente, una verso occidente e la terza cadde sul posto, e fu proprio questa che toccò al grullo. Questi però, accanto alla piuma, scorse una botola che aprì scendendo sottoterra. Un rosso rospo lo accolse e dopo che il grullo gli ebbe spiegato di cosa aveva bisogno, lo accontentò. Il re, visti i tre tappeti, decise di lasciare il regno al grullo. I due fratelli proposero al re una seconda prova. Questa volta dovevano portare l'anello più bello. Le piume volarono ancora e ancora. I due fratelli andarono a destra e a sinistra. Il grullo si recò ancora al rospo e il rospo lo aiutò ancora. Di nuovo il re assegnò il regno al grullo. I due fratelli allora chiesero al re una terza prova: portare la fanciulla più bella. Ancora le piume indicarono la strada e il grullo chiese ancora al rospo, che lo accontentò trasformando uno dei suoi rospetti in una bellissima fanciulla. Per la terza volta il re diede il regno al grullo. I due fratelli, non ancora contenti, proposero come quarta prova il salto delle fanciulle attraverso un anello. Naturalmente la vittoria fu della fanciulla del grullo. Fu così che, alla morte del re, il grullo ereditò la corona, regnando con saggezza per tanti anni.